Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato dei progetti che mi permetteranno di mantenere il mio laboratorio il più ordinato possibile. Oddio, è un parolone, però ci proviamo. Sto utilizzando l'incisore laser della Creality CR Falcon, che ha 10 watt di potenza e che mi ha permesso di ottenere i tagli di questi pezzi. Sono tanti pezzi tagliati benissimo e adesso è pronto per realizzare pure le etichette, perché creiamo dei contenitori, vogliamo lasciarli senza etichetta, ma non sia mai. Quindi ho già il computer pronto e qualche volta vi farò vedere pure qualche video su come utilizzare il programma e come ottenere i primi passaggi, comunque come lavorare col computer per ottenere dei buoni risultati con l'incisore laser. Quindi facciamo il frame, vediamo se è posizionato tutto correttamente. Mentre il nostro incisore lavora, noi inizieremo a fare l'unione di questi pezzi, quindi incollandoli e assemblandoli, perché hanno degli incassi. Nel frattempo metterò pure in sovraimpressione qualche ripresa durante i tagli. Vi anticipo solo che questo incisore laser, ragazzi, taglia perfettamente, non lascia segni di bruciatura e non ha nemmeno l'air assist. Pensate con l'air assist che capacità possa avere. Quindi avviamo il tutto. Ok, buon lavoro. Noi invece mettiamoci al lavoro e uniamo questi pezzi fra di loro. Allora, innanzitutto questa è la base, questo è il portalame per seghetto alternativo. È la prima volta che faccio un video così in diretta praticamente, non mi permetterà nemmeno di fare chissà quanti tagli eventualmente per degli errori che possa commettere, ma non fa nulla. Allora, uniamo il primo pezzo, come vedete combacia perfettamente, ci sono queste giunture, quindi basta semplicemente unirle fra di loro. Dopodiché prendiamo un altro pezzo e lo mettiamo da questa parte. Guardate come si incastra. Allora, con gli occhiali per il laser effettivamente non è che io ci veda benissimo, quindi già abbiamo creato metà della cassettina. Vi lascerò pure i link dei siti per poter fare queste cassettine. Se dovessi dimenticarmelo, scrivetelo nei commenti, così eventualmente lo inserisco. Allora, mettiamo anche l'altra parte, già ci siamo. Ok, mettiamo pure un pochettino di colla, perché anche se si incastra bene, però è meglio avere qualcosa che ci aiuti a tenerli per bene incollati. Quindi colla tipo Attack fa presa rapidamente, ci permette di avere una buona tenuta soprattutto per lo scopo, insomma non è che debba tenere chissà quale peso, fare quale sforzo. Mettiamo anche l'altro, quasi quasi metto la colla prima, perché effettivamente se lo metto prima ho la possibilità di metterlo in modo che vada proprio fra questi dentini. Ok, quindi tutto assemblato benissimo, la parte esterna è stata realizzata, possiamo lasciarlo, sì. Ok, adesso occupiamoci di inserire anche le parti all'interno. Allora, sono uguali, solo che due hanno il taglio verso l'alto. A proposito dei tagli, già ho fatto un taglio perché avevo commesso un errore. Allora, inseriamolo in questo modo. Guardate che veloce realizzare con l'incisore laser questo tipo di progetto. Solo che forse ho sbagliato qualcosa. No, non ho sbagliato nulla. Ok, quindi si inserisce, si poggia. Questo è il primo divisorio. Mettiamo anche il secondo da questa parte. Allora, ok, messo anche il secondo. Nel frattempo il nostro incisore sta lavorando. Ora vi faccio una ripresa così in diretta e vi faccio vedere anche l'incisore laser mentre lavora. Entra! Con la dolcezza si ottiene tutto. Abbiamo già gli altri due divisori. Adesso inseriamo questi dalla parte alta. Che meraviglia! Incastri perfetti, ragazzi, così precisi, che poi ci richiede molta precisione nel doverli incastrare, perché deve combaciare tutto per bene. Quindi vediamo. La prima parte si è incastrata. Ok, adesso andiamo col secondo pezzo. Ok, il secondo mi è venuto ancora meglio. E adesso, ok, ragazzi, guardate che bellezza. Una scatolina stupenda, bellissima, mi piace davvero tantissimo. E ancora manca il tocco finale, quindi mettiamo un poco di colla all'interno semplicemente per rinforzare. Ok, va bene, mettiamone un pochettino. Va bene, questa è fatta ed è la prima, quindi il portalame per seghetto alternativo. Adesso vi faccio vedere anche l'altro pezzo, che mi piace tantissimo come idea. Questo è il pezzo nella parte anteriore, anche di questo vi farò vedere tutte le riprese durante i tagli. Ragazzi, i pezzi si sono staccati automaticamente man mano che il laser passava, appena finiva il perimetro il pezzo cascava giù e quindi si è tagliato veramente in un attimo. Quindi primo pezzo, la parte frontale. Adesso mettiamo la parte laterale.
Lo so, in tanti direte, ma il maker le cose le costruisce da sé utilizzando tutta l'attrezzatura per la falegnameria. È vero, ma se mi piace l'incisione laser, ovviamente faccio fare a lui e mi dedico ai lavori di fai da te per tutt'altro. Quindi queste piccole cose sono divertenti da fare con l'incisore e ci danno la possibilità di dedicarci a tutto ciò che ci appassiona, che non sia il fai da te. Quindi l'incisore lavora e noi abbiamo tanto tempo a disposizione per poter creare tutt'altro o dedicarci a quello che ci interessa, comunque che non per forza sia fai da te. Allora, scatolina realizzata, la parte esterna. Adesso anche in questo caso metterò un po' di colla. Ok, primo pezzo incollato, sto riuscendo a tenerlo fra le mani senza farlo cadere. Bravo Riccardo. Allora, adesso incolliamo anche le parti laterali, che tra l'altro fanno da appoggio, quindi tengono tutto in squadra. Quindi un poco di colla anche da questa parte, un poco nell'angolino. È un lavoro velocissimo e il risultato è davvero molto bello. Per questo tipo di lavoretti, facendolo con i classici attrezzi da falegname, sicuramente ci divertiremmo di più, senza dubbio. Però anche in questo modo devo dire che la soddisfazione e anche il risultato estetico veramente da non sottovalutare. L'incisore laser sta lavorando bene, quindi sta completando praticamente il riempimento, perché ho fatto un'etichetta da incollare sempre in legno che ha la scritta, poi uno sfondo leggermente più chiaro rispetto al riempimento della scritta e poi il ritaglio. Quindi adesso mettiamo anche l'altra parte, mettiamo la colla. Vi piace la maglietta? Me l'hanno regalata i miei cognati, con il logo nella parte frontale e nella parte posteriore. Era da tanto tempo che non utilizzavo la Polo con il mio logo, quindi grazie Chiara e Sergio. Adesso mettiamo un poco di colla anche da questa parte. Ne bastano davvero un paio di gocce, anche sulle dita. Ok, quindi questa è la parte perimetrale, più la base. Adesso inseriamo questi divisori. Sono tutti uguali, quindi li inseriamo così. Ok, begli incastri fatti davvero bene dall'incisore laser, non da me, perché io ho dato solo i comandi e poi lui si è occupato di tutto, però avete sentito lo scatto quando è arrivato alla fine, quindi si incastrano benissimo. Ok, quindi questo è inserito, adesso l'ultimo pezzo, il divisorio, che ci permetterà di dividere i dischi, altrimenti rotolerebbero a destra e a sinistra. Ok, anche questo incastrato, ragazzi, è un risultato bellissimo. Questa parte non ha il segno della bruciatura del laser, perché come vedrete da questa inquadratura, il taglio del pezzo ha coinciso esattamente col perimetro dello stesso. Quindi qua è arrivato a filo e non ha bruciato nulla perché non c'era del materiale. Mettiamo un poco di colla, davvero una goccia in ogni angolo, sempre per lo stesso motivo, dare un po' di forza in più, anche perché questo pezzo in particolare dovrà occuparsi effettivamente di sostenere del peso, quindi i dischi della smerigliatrice, che non sono pesanti, però se sono tanti effettivamente il peso si somma e quindi è meglio incollarli. Ok, quindi realizzata sia la prima che la seconda scatolina, adesso siamo pronti per attendere che l'incisore laser completi il lavoro, quindi la realizzazione delle due etichette, e dopodiché possiamo occuparci anche dell'incollaggio della stessa e dell'inserimento di ciò che devono portare all'interno dei vari spazi. E questa è la realizzazione delle due etichette: in una c'è scritto dischi per smerigliatrice e nell'altra invece lame per seghetto. Quando finirà di fare questo riempimento, fare il contorno della scritta per mettere in risalto la stessa e staccarla dallo sfondo. Dopodiché, a proposito di staccare, si occuperà anche di fare il taglio di tutto questo perimetro e quindi mi permetterà di avere l'etichetta sagomata da incollare nella parte frontale. Non so che cosa ho fatto, ma ho dato una velocità addirittura di 20.000 mm al minuto. Comunque, la velocità massima di questo incisore laser è di 10.000 mm al minuto, quindi starà andando alla massima velocità ed effettivamente per essere comunque una velocità così elevata il riempimento è venuto bene. Adesso sta facendo il riempimento anche dell'etichetta più piccola e adesso vedremo anche il contorno della scritta e dopo il contorno di tutta l'etichetta della sagomatura, e mi permetterà
ad incollarla. Stiamo incidendo a 3500 mm al minuto a 70% di potenza. Ricordatevi sempre di utilizzare un sistema di aspirazione, perché altrimenti tutti i fumi andrebbero all'interno dell'ambiente. Stiamo andando veloce, non velocissimo. Come vedete, il laser attraversa il pezzo già al primo passaggio, sta lavorando a 150 mm al minuto, queste sono riprese in tempo reale, e sta tagliando senza nessun problema. Mentre l'incisore laser lavora, noi diamo un'occhiata anche al sito internet, guardiamo le caratteristiche tecniche. La precisione è di 0,1 mm, il fuoco fisso, un sistema di messa a fuoco che adesso vi farò vedere, che ci permetterà di tagliare con molta facilità diversi tipi di spessore. Da questa parte abbiamo qualche altra caratteristica, quindi per esempio le dimensioni 400x415 mm, la velocità 10.000 mm al minuto al massimo, la dimensione dello spot, del punto laser. Ok, anche queste realizzate, un solo passaggio, è riuscito a tagliare senza problemi. Adesso occupiamoci di incollarle sui nostri box, ma non senza aver visto prima qualche altro lavoretto. Quindi questa è l'incisione del volto di una modella che ho scaricato direttamente da internet, e guardate con quale qualità è riuscito ad inciderlo, ragazzi, qualità fotografica al 100%. Sono rimasto sbalordito quando ho visto il risultato, perché effettivamente è una risoluzione paragonabile ad una fotografia stampata su carta. Davvero un bel risultato con una qualità elevatissima. Questo pezzo lo riconoscerete perché sono presenti i dettagli, quindi è la tabella che realizzo ogni volta per rendermi conto dei parametri corretti. In questo caso avevo utilizzato dei parametri più adatti per un incisore laser da 20 watt, comunque una via di mezzo fra 10 e 20 watt, un po' eccessivi 450 mm al minuto, anche in questo caso 4500 mm al minuto con una potenza del 30%, quindi poi ho rifatto tutto, mi sono reso conto di quali fossero i parametri corretti e sono riuscito a realizzare quello che avete visto. Ho fatto la prova anche sul cartoncino, sia per vedere la precisione anche su un materiale così delicato come un cartoncino sottilissimo, e anche in questo caso guardate che bel risultato, con dei ritagli anche in queste parti piccolissime che sono riuscite molto bene, non ci sono bruciature né dietro né davanti. Adesso però continuiamo con il lavoro che abbiamo lasciato a metà, quindi incolliamo le etichette appena ritagliate sui box portadischi e portalame per seghetto alternativo. E allora utilizziamo quindi l'area di incisione del nostro incisore laser come piano di lavoro. Mettiamo un po' di colla direttamente nella parte posteriore e posizioniamolo super giù al centro. Deve capirsi che è una cosa che, anche se aiutati da una macchina, comunque è stata fatta con il fai da te e non in fabbrica, quindi ok. Lame per seghetto, bellissimo, mi piace tantissimo perché ho questa piccola sfumatura nella parte esterna, il riempimento leggermente più marcato, poi il contorno della scritta ed il ritaglio che richiama la bruciatura di tutto il box, mi piace tantissimo. E adesso la stessa cosa su questo. Guardate che belli, ragazzi, 1 e 2, due box realizzati in pochi minuti con un aspetto bello da vedere e soprattutto una ottima funzionalità, perché mi permetterà di avere ancora più ordine all'interno del mio laboratorio. A me questa differenza di colore non piace affatto. Iniziamo quindi a posizionare all'interno il vario materiale, quindi i dischi, considerate che ho calcolato 65 mm di altezza, perché essendo dischi da 125 arrivavo a metà, quindi ci siamo, va bene. Poi li dividerò per misura, anche per usura, ovviamente qualcosa del genere non la metterò, però anche per marca eccetera, tipologia, dischi da sgrosso tutti assieme, dischi lamellari, insomma cercherò di dare un ordine nel miglior modo possibile. Però come vedete già abbiamo tutti i dischi che erano prima sparpagliati, che adesso sto riuscendo a mettere. Bellissimo, ragazzi, non l'avevo ancora provato, quindi realizzato, incollato davanti a voi, e devo dire che effettivamente sono contento di questo risultato. Mi piace perché, come vedete, è tutto ordinato, ho tutto a vista, quindi comodamente. Ok, sì. E adesso sistemiamo anche le lame del seghetto, qualcuna un po' usurata, qualcuna in buone condizioni, quindi ovviamente adesso le sto posizionando solo per riempire vari spazi, poi deciderò anche che ordine dare, e sono contento di averlo realizzato, bellissimo. Anche questo finito, bello e soprattutto utile, anche spostandolo da un punto a un altro, poggiandolo, le lame saranno sempre separate, quindi verrà facile trovarle perché avremo i vari scomparti, e mi piacciono entrambi.
Ma diamo un'occhiata anche alla potenza di questo laser. Proviamo a tagliare qualcosa di grosso, un centimetro, non voglio strafare, quindi mettiamo un pezzo di compensato, vediamo se riesce a tagliarlo, considerando anche che non ha l'air assist, e quindi vediamo la sua potenza, anche se non nasce per quel genere di tagli. Per poter mettere a fuoco è necessario utilizzare questo accessorio che viene dato in dotazione. Come vedete, ha tre diversi spessori ed è specificato sulla parte alta a che cosa servono. Quindi quello più spesso, che mantiene il laser più in alto, ci permette di incidere su spessori che vadano da 1 fino a 3 mm. Invece gli altri ci permettono di abbassare l'altezza del modulo laser, perché questo fa in modo che la messa a fuoco sia leggermente più bassa e riesca a tagliare i pezzi di un certo spessore. Dichiarano una possibilità di messa a fuoco per tagli fino a 7-8 mm. Siccome si tratta di 10 mm, utilizziamo questa messa a fuoco e vediamo se riesce. Per poter regolare l'altezza del modulo laser basta semplicemente svitare questa vite e quindi si abbasserà, andrà a contatto con questo spessore, basterà rimuoverlo. Adesso accendo l'aspiratore, indosso gli occhiali protettivi che vi ricordo di utilizzare sempre, e vi ricordo soprattutto di utilizzarli di buona qualità. Imposterò una velocità di 200 mm al minuto ed una potenza del 95%. Ovviamente, quando mi accorgerò che il pezzo si sta staccando, interromperò il taglio e ve lo faccio vedere senza la protezione, così vi rendete meglio conto di quando il pezzo si stacca. Ok, quindi è iniziato il primo giro, non vedete nulla, quindi abbasso un po' con l'esposizione. Ok, così dovreste riuscire a vedere, anche se è tutto scuro, però dovreste riuscire a vedere quando il pezzo si stacca. Vediamo, ho perso il conto, dovrebbe essere alla fine. Ok, ragazzi, un solo passaggio ho interrotto io, era riuscito, rimettiamo l'esposizione in modo corretto, ed è riuscito a fare questo taglio pulitissimo, ma questa è balsa. Quindi togliamo la balsa e mettiamo al suo posto un pezzo di abete proveniente da una perlina. Se è riuscito con la balsa, in teoria dovrebbe riuscire anche con l'abete, che è un legno ovviamente diverso, la balsa è più facile da tagliare, quindi se la messa a fuoco va bene per quello, deve riuscirci. Quindi via, 200 mm al minuto. Questa volta non voglio perdere il conto, quindi ha finito il primo giro, sta iniziando il secondo. Io mentre abbasso l'esposizione, secondo giro già vedo il laser che ha attraversato il pezzo, quindi potrebbe anche staccarsi. Terzo giro, si può perdere il conto così velocemente? Ok, staccato ragazzi, 2 o 3 giri, comunque lo avete visto. Aspettate che sistemo l'esposizione. Anche in questo caso 10 mm, sia per quanto riguarda la balsa, che è facilissima da tagliare, che per quanto riguarda l'abete, e non ci sono segni di bruciatura. Scusate, perché non mette a fuoco? Ok, non ci sono segni di bruciatura. Risultato bellissimo, un minimo da questa parte, ma non è carbonizzato. È semplicemente un segno di bruciatura, ma non mi sto neanche sporcando le mani, quindi un risultato eccellente. Brava Creality, perché sia per le stampanti 3D che per quanto riguarda gli incisori laser, ha dimostrato di dare buoni prodotti. E allora ragazzi, io sono super soddisfatto di questi risultati, sono super soddisfatto di questo incisore laser, perché Creality, per quanto riguarda la creazione di stampanti 3D, ha sempre fatto dei buoni prodotti. La famosa Ender 3 è proprio della Creality, ma anche per quanto riguarda gli incisori laser non ci scherza. Ha realizzato un prodotto che riesce a darci degli ottimi risultati, che effettivamente mi ha stupito, perché non mi aspettavo un risultato così buono, soprattutto senza l'air assist. È riuscito a tagliare, ragazzi, senza segni di bruciatura. Solitamente sapete che senza l'air assist si formano quei brutti aloni. In questo caso invece non so come abbiano fatto, però non ce ne sono, forse in qualche punto, ma qualcosa proprio di impercettibile. Immaginatevi come riesce a lavorare un incisore laser di questo tipo, se studiamo, oppure se lo venderanno aftermarket, un sistema di air assist che ci permetterà di essere più veloci nel taglio e avere ancora più pulizia. Cosa dire, io vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, così potrete vederlo sul sito del venditore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù sul tastino col pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!